Siamo con Rodrigo, allenatore di Ravenna, sportivamente ai nostri microfoni, nonostante la partita non sia probabilmente andata come voleva, si aspettava, 80-59 per Castrocaro Faenza. Rod, cosa non è andato la tua squadra? C'è un elenco di cose che non sono andate. Noi abbiamo affrontato questa partita consapevole della difficoltà, però secondo me eravamo concentrati all'inizio. Abbiamo sbagliato dei tiri abbastanza semplici all'inizio e poi ci ha reso un po' nervoso. Loro sui nostri errori hanno fatto diversi contropiedi, si sono aggasati e praticamente la partita è stato a 101 nel loro favore. Noi in difesa abbiamo subito parecchio, abbiamo subito anche Crestanzo sotto netto, però penso che è merito anche di Faenza, che hanno già disputato un'eccellente partita, però anche un po' di merito nostro, perché abbiamo subito troppe carenze facili per noi. Suppongo che tu abbia avuto qualcosa da dire ai tuoi ragazzi anche dal punto di vista dell'approccio mentale. Faenza sembrava avesse un atteggiamento molto più garibaldino, arrembante e aggressivo rispetto alla partita, rispetto a quello che avete avuto voi, che siete sembrati più morbidi, se si può così. Purtroppo in un'intervista che ho fatto l'altro giorno ho detto la stessa cosa. Noi abbiamo avuto ultimamente, ma anche in casa con Saronno, primo quarto, dove abbiamo subito troppi punti. Contro Saronno siamo riusciti a rimontare, però contro giocatori esperti come quelli di Faenza era impossibile. Con loro esterne più Crespan e Agostini sotto è stata veramente una battaglia dura. Ci dobbiamo dimenticare in fretta questa sconfitta, perché abbiamo due partite che rimangono, che dobbiamo vincere tutte e due e poi vedere cosa succede altrove. È chiaro che poi ho parlato con i ragazzi, ho parlato giustamente dell'atteggiamento all'inizio, non è mancata la voglia di giocare, è mancato un po' di serenità all'inizio e poi un po' di sfiducia quando ci trovavamo sotto i 20. Queste cose purtroppo quando si gioca un derby possono le cose emotive possono fare dei scherzi, in positivo che in negativo. No, è stato veramente negativo. In bocca al lupo per il proseguo della stagione. Sì.